Bene, buongiorno. Oggi credo che sia una gran bella giornata perché l'avvenimento qui di Mirandola indubbiamente ha coinvolto un sacco di persone e soprattutto ha coinvolto quella parte della popolazione che è quella scolastica verso cui c'è bisogno di fare informazione e formazione. Voglio allora innanzitutto ringraziare Italian Resuscitation Council, questa società scientifica che con la sua sezione IRC Comunità ha portato avanti questo progetto e oggi ci sta insegnando come si possa fare informazione e formazione alle persone giuste che sono gli alunni, quindi in realtà creare una sensibilità che i ragazzi riescono a portarsi dietro e diventare poi soggetti che in futuro dovranno o potranno, se ci sarà la disgrazia, attivare il 118 e quindi potranno farlo nel migliore dei modi e potranno soprattutto cominciare quelle manovre di soccorso a mani nude piuttosto che con un defibrillatore semiautomatico che possono realmente cambiare la vita delle persone. La formazione è un passaggio fondamentale, la centrale operativa del 118 ovviamente si occupa del soccorso sanitario istituzionale con i propri medici, i propri infermieri, i propri personale tecnico e in convenzione con le numerose associazioni di volontariato della provincia, ma non c'è dubbio che il primo anello del soccorso, soprattutto quando parliamo di paziente critico in arresto cardiorespiratorio, diventa il soggetto che intercetta il paziente in arresto cardiorespiratorio. Quindi bene queste manifestazioni e bene tutte quelle attività che anche noi stessi svolgiamo all'interno della scuola. Voglio ricordare anche qui l'Associazione degli Amici del Cuore, che è un'associazione laica che da tanti anni sia in autonomia sia in collaborazione con noi porta avanti progetti formativi all'interno delle scuole, perché crediamo che questo sia un passaggio di civiltà verso una salute che non viene solo subita e accettata dai cittadini, ma che viene in qualche modo vissuta e interpretata dalle persone che, volenti o nolenti, si possono trovare di fronte a un soggetto che sta male. Quindi la formazione va riportata negli ambiti giusti, innanzitutto nella scuola dell'obbligo, nella scuola media superiore, dove effettivamente nozioni semplici possono essere trasmesse con facilità a una popolazione che è ricettiva ed è in grado di apprendere. Di fianco a questo ovviamente ci vuole un'azione sulle infrastrutture, ovvero sulla diffusione dei defibrillatori semiautomatici. E mi piace ricordare che oggi pomeriggio, sempre qui a Mirandola, ci sarà un passaggio del cosiddetto progetto PAD, cioè di defibrillazione destinato ai cosiddetti laici, cioè a personale non sanitario che usufruisce della donazione da parte di diversi enti e privati di defibrillatori semiautomatici che saranno distribuiti sul territorio comunale. Questo significa che formeremo degli esecutori, cioè persone come tante, che possono e sapranno usare in tutta semplicità e sicurezza un defibrillatore semiautomatico, sapranno fare le prime manovre di soccorso, sapranno attivare il 118 e questo crediamo che possa rendere non solo il cittadino partecipe di un'azione veramente importante, ma possa portare a casa quel grande risultato che è la rianimazione cardiopolmonare e quindi la rianimazione di alcune persone che, se soccorse immediatamente, ripeto, con manovre semplici ma efficaci, effettivamente possono ritornare a una vita normale, dove il tempo tra l'inizio della rianimazione e l'esordio della patologia diventa uno degli aspetti fondamentali da tenere sott'occhio e quindi da sotto controllo. Quindi siamo molto contenti della giornata odierna e speriamo che possa avere un riscontro anche in futuro e possa far da traino per manifestazioni simili.